È così, però io veramente ho visto che qualcuno si è andato e se n'è andato su questo tema di nuovo e lo capisco, lo comprendo, lo rispetto. Ho avuto degli incontri con il movimento del Liberatorio che mi ha molto incalzato su questo tema. Io vi dico, ve lo giuro, la raccolgo questa, la raccolgo con onestà e con umiltà questa insofferenza come un segnale assolutamente positivo, una richiesta di legalità della città che è la mia, che è la nostra. Quindi non vorrei, come dire, aver ingenerato dubbi su questo. E quello che voglio dirvi è che non esiste il pulsante per l'abolizione dell'abusivismo. Se io lo avessi trovato in questi mesi, lo avrei pigiato, va bene? Cioè, io questo pulsante non lo trovo, perché abbiamo provato con i blitz al mercato di Piazza Minuto Pesce e non ci siamo riusciti. Allora, lì il ragionamento molto concreto che stiamo facendo con i legali che difendono i commercianti in regola, con i fruitori, con i tanti anziani che sono venuti da me a dirmi: sindaco, io voglio andare a comprare là il ciambotto, però c'ho paura perché ci sono i ceffi, perché il mercato è sotto controllo della delinquenza. Mi è chiaro che è sotto controllo della delinquenza. Scusami se ti interrompo. Assolutamente. Io ho assistito di persona ad un arretramento delle forze dell'ordine. Quindi, cioè, il problema è serissimo, è arretramento delle forze dell'ordine, cioè hanno chinato il capo. Io non è dubbio. Quindi non è questione, cioè, di avere un progetto ad ampio respiro. Qui si tratta cioè, noi siamo indifesi. Non sappiamo veramente a chi santo votarci. Allora, io però voglio dirvi che il mercato è stato sgomberato dagli abusivi 4 volte, che è stato istituito un vigile su Corso Dante che quotidianamente si affaccia a quel mercato, gli abusivi sono organizzatissimi, se ne vanno e poi ritornano. Quindi stiamo ragionando su un sistema di sicurezza, di security, no? Che è, diciamo, in qualche modo l'unico ragionamento possibile su quel mercato, però io dovrei mettere la security privata per tutta la città. Questo voglio dire. Allora, io ripeto, raccolgo con assoluta rispetto lo faccio mio questo invito alla intransigente legalità in città. Farò una riflessione profonda, ulteriormente profonda, su questo tema, perché sento che c'è la parte che lavora, la parte che paga le tasse, la parte che che paga l'affitto del negozio anche se c'ha i debiti, che vive con un senso di ingiustizia profondo e giusto il fatto che ci siano in giro lungo i nostri marciapiedi le persone che impiantano dei negozi ambulanti e che queste persone siano appunto catalogate alla categoria delinquenti, quali esse naturalmente sono, poiché non pagano le tasse e violano la legge. Quindi io prendo molto sul serio il severo grido che arriva nei confronti della nostra amministrazione, però non tollero la caricatura che si sta facendo di un'amministrazione amica degli abusivi. Non la tollero, perché vi assicuro che mi disturba. Io non voglio divergere, però noi siamo stati minacciati. Noi sul comune abbiamo dovuto mettere la Securpol sul comune, perché questa è stata la città in cui davvero ci sono state le contingenze pericolose tra gli amministratori e altri pezzi di città. E io francamente non me lo metto addosso questo zaino, cioè non ci sto quando qualcuno mi dice che siamo in continuità, io non ci sto, ma non ci sto proprio, mi arrabbio, perché noi ci stiamo interrogando su un'azione che sia profonda, che non sia lo spot elettorale, che non sia, il blitz a settimana. Io lo faccio, io il blitz a settimana lo posso fare. Se voi ritenete, se la città ritiene che la soluzione sia lo sgombero quotidiano, proviamo. Mi metto in discussione, proviamo, io mi metto in discussione, proviamo. Però penso che ci ritroveremo qui a interrogarci su qual è la soluzione profonda. Ci sono
politiche che vanno fatte pensando al medio termine e non al fatto che dopo 4 mesi dobbiamo farci belli in questo modo. Io avrei facile gioco, quindi se riteniamo che come dire, il blitz diffuso, la militarizzazione direzionata allo sgombero quotidiano sia la strada, io lo faccio, però non mi si dica che io tollero l'illegalità e sono complice dei delinquenti, perché mi si è detto anche questo, a me e al vice sindaco, non mi sta bene, scusatemi, ma francamente diciamo che io tollero i delinquenti e la legalità diffusa, e l'illegalità diffusa proprio mi dà fastidio, perché sono state fatte cose negli anni in questa città profonde, di medio e lungo termine, che ci hanno portato a questo punto della situazione. E non si può chiedere né a noi né ai nostri vigili urbani di fare gli scudi umani. Io questo vi voglio dire. Solo questo, che fare il blitz quotidiano e lo sgombero violento dalla mattina alla sera significa chiedere a noi amministratori che arriviamo oggi a mettere le mani in questa roba, che non è la roba, come dire, non è la roba che fai così, come si racconta talvolta, è una roba profonda. E quando dico profonda mi riferisco ai gangli profondi della criminalità organizzata che ci ha malfetta, che sono profondi, diffusi e che hanno trovato davvero incroci pericolosi altrettanto profondi. E allora dobbiamo andare noi 5 giorni a mettere le mani subito e a spingere il pulsante. Lo possiamo fare, lo possiamo fare. Mi interrogherò con senso di responsabilità nei confronti di questa cosa, però io quello che voglio dire, io non è che voglio sconti dalla città, noi non vogliamo sconti, davvero, però e noi vogliamo chiedere alla città la pazienza infinita, perché questo moto di impazienza è, come dire, la buona notizia di questi mesi ed è quello su cui dobbiamo lavorare. Però allo stesso tempo io vi assicuro che non è semplice mettere le mani su questo tema, lo dobbiamo capire bene, dobbiamo fare i tavoli di sicurezza in silenzio, senza raccontarvelo. Dobbiamo capire bene qual è la rete delle famiglie, dobbiamo capire bene chi dobbiamo attivare, se bastano le forze dell'ordine di Molfetta, le forze dell'ordine, servono le forze dell'ordine provinciali o altri livelli di forze dell'ordine. Dobbiamo capire le collusioni dove stanno, dobbiamo capire che cosa rischia il mio vigile urbano quando va a fare con lo sgombero. Io mi devo porre questi temi. Se questo mi rende collusa con le famiglie degli abusivi, sono collusa.